Nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra nozzo so berry challenge siamo tornati ragazzi quindi in casa rainbow casa rainbow ragazzi in cui praticamente c'è un clima Teso, triste, uno schifo, ragazzi, perché vi ricordo che nello scorso episodio, purtroppo, la nostra Violet è morta. E la cosa orribile, ragazzi, è che non è morta solo lei, perché come potete vedere, due giorni di lutto e eh, vedovo per due giorni, ma è morto anche un'altra conoscenza del nostro Milton, un personaggio comunque... Um, al quale personalmente io sono, cioè personalmente sono molto scusate affezionata e purtroppo però non c'è più. Ora qua ci mette vent'anni a caricare, ragazzi non capisco perché, però purtroppo vi comunico che è morta smeralda, ragazzi. Ora non ce la fa vedere, magari io spero più tardi sì, però si sì, è morta smeralda. e quindi mm, io ora temo sinceramente, ve lo dico, per tutte le altre perché. Iniziano tutte ad avere no, una certa età, mettiamola in questo modo, e quindi ecco c'è Jessica, c'è Abigail, eh, sono tutte anziane, Samantha, quindi io temo che piano piano tutte ce le giocheremo, ve lo dico proprio sinceramente Chloe, eh, però ragazzi purtroppo è, è il gioco. Quindi noi siamo, dicevo, in casa Rainbow, che come potete vedere da quando è morta Violet ragazzi fa veramente mm, schifo, la nostra è già sveglia, mentre... Eh, i maschi di casa Milton è andato a lavorare ragazzi ma Cioè in questo periodo Si è buttato proprio sul lavoro Per disperazione ragazzi secondo me Perché um, Almeno lo tiene impegnato ecco Mettiamola in questo modo E, e sì, qua ci sono ancora no, Questa è Kevin ragazzi Che l'ultima volta ha lasciato in giro Sto coso per favore Kevin ti prego Anzi mettilo qui lascialo qui 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 ok e quindi sì ragazzi, ehm, adesso la nostra si trova in una situazione, come dire, un po' no, portato da, abbiamo giocato prima, si trova in una situazione fra virgolette un po' complicata perché c'è un figlio di cui prendersi cura, una casa molto grande da accudire, un lavoro da portare avanti, un padre ragazzi che è inconsolabile. Perché è inconsolabile e lei si ritrova all'improvviso, che è una cosa comunque per Deidre, ragazzi, strana, no? Lei che è sempre stata così spensierata, che ha potuto fare tutto quello che voleva, si ritrova all'improvviso, ragazzi miei, con tutte le responsabilità sulle... che gli chiederà della giornata. Perché vi ricordo, ragazzi, che anche Renji ha subito un lutto proprio non molto tempo fa, no? Il padre tesoro come va sei un po' più sorridente e questo ma i tamburi nel cervello cioè eh, qua stanno morendo tutti <ride> effettivamente tesoro come fa ad essere un po' più no ehm, anche no e la nostra più che altro ragazzi si rivolge a lui a parte ecco per no chiedere come sta eccetera eccetera farà una conversazione profonda eh, sì, lamentati delle bollette, ragazzi, perché ci sono tipo 13.000 Simolion da pagare di bollette. È una cosa allucinante. Però vabbè, um, non abbiamo problemi di fondi. Mettiamola in questo modo. Io no, volevo. Mm, Dov'è? Ecco, raccontare una storia incredibile. Perché mm. la nostra ora dirà: Guarda, senti, io sto per uscire. Beninne. Ho delle cose da fare al lavoro, oh, capisci la Stella? E lui al lavoro? Beh, sì, certo, qua non bisogna essere dei dinosauri e trascurare il lavoro nonostante tutto. E questa è una cosa, ragazzi. Che. Mh, non voglio essere una palla, eh, però sai, il lavoro è importante. E questa è una cosa che, secondo me, disturberà non poco Rengi, ragazzi, perché. Oddio, separati, ora non esageriamo, però. Lui la tratterà freddamente, nel senso che le dirà: Scusami, ma tu vai a lavorare? Ma questa mica è una casa delle bambole, arrivano le bollette e bisogna mantenerle, capisci? Mantenerla la casa, ma ti sembrano discorsi da fare, Deidre? Ma non capisco per Perché? Lui la sta trattando freddamente, ragazzi, perché quello che dice Rengi, quello che sostiene Rengi in questo momento è, ma scusa, è morto mio padre, è morta tua madre, è morta una cara amica di famiglia e tu pensi a lavorare in questo momento invece di pensare um, a fare la mamma, a stare accanto a tuo figlio, che perché comunque, ragazzi, anche il bambino è molto provato, no? Da tutta questa situazione. Indirettamente, ragazzi, io immagino... Cioè immagino è così, poi percepisce il dolore, la tensione, poi si rende conto ragazzi che Violet non c'è più, quindi voglio dire, non aveva questo grandissimo rapporto con la nonna, però ehm, i bambini, ragazzi quando sono anche molto piccoli, poi no, non è vero, no, aveva un buon rapporto, amicizia, quindi sì, i bambini poi quando sono piccoli, ragazzi uno pensa che non si accorgano di molte cose, ma in realtà poi si rendono conto di tutto e percepiscono tutto. E quindi anche quelle che sono le frustrazioni, lo stress, la, la tristezza dei genitori, del nonno, no? Io non capisco, cosa vuoi dire? Eh? Cosa dovrei fare? Stare a casa e limitarmi a buttare l'immondizia, Reggie? Lo sai che non sono quel tipo di donna? E lui andrà sempre un po' sul perfido... Disputa... Della carriera. Anzi, di genitorialità. Le dirà, scusami, ma... Cioè... Secondo me una buona madre, sapete i no? discorsi che partono così, che poi sono fra di me odiosi, perché vabbè. Una buona madre resterebbe a casa con suo figlio in questo momento, invece di pensare sempre solo al lavoro, Deidre. Tu hai il chiodo fisso proprio. Eh, lei è estremamente ambiziosa, ragazzi. Quindi, obiettivamente, no? Non, non puoi per una volta metterlo da parte. Se pensi che rinuncerò alla mia carriera, lo sai bene che non è così. Non te lo sto dicendo. Non dico che devi restare a casa a preparare da mangiare. Guardate lei, ragazzi, non gliene frega niente. Ma non... Ragazzi, parliamoci chiaro. Non è che la nostra non stia soffrendo. Però, Deidre, fondamentalmente... Cioè, ognuno reagisce al dolore... A modo proprio poi, no? E lei reagisce buttandosi con a capofitto sul lavoro, un po' come suo padre, comunque. Questo attaccamento, comunque al lavoro, ragazzi, è una caratteristica, mettiamola in questo modo, che ha preso da Milton. Perché poi, come dicevo anche nei episodi precedenti, Deder comunque è anche il risultato, no? Di ciò che sono stati i suoi genitori del rapporto eh, che lei ha vissuto in modo diretto e anche indiretto. Um... Della relazione dei suoi genitori Di come ha agito suo padre Verso di lei, verso sua madre Insomma in generale E quindi lei in questo momento deve, Vuole andare a lavorare Per um, Non perché sia una cattiva madre O perché non gliene frega niente di restare a casa A preoccuparsi Del figlioletto, non è questo È il suo modo per affrontare il dolore Perché come potete vedere ragazzi Lei sta soffrendo, è il lutto Soltanto che Uh, lo affronta in questo modo, quindi lei in questo momento, sebbene mh, molto seccata, ragazzi, perché conoscendola sarà molto, molto seccata, uh, dov'è? Aspettate un attimo, me lo sono perso. Facciamo un bacio soave così da non perdere. Il molto fiduciosa. Io veramente non ti capisco. Senti, te l'ho già spiegato. Le bollette non si pagano da sole, capito? Sì, ma devi anche trovare il tempo da dedicare a tuo figlio. Per giocare con lui. Per insegnargli le cose della vita. Senti, ci sei anche tu, anche un padre, capito? E non mi sembra che stai, e questo è un tasto dolente, non mi sembra che stai dedicando poi tutto questo tempo al lavoro che stai ottenendo grandi risultati. Perché sì, ragazzi, cioè... Il nostro Orange, comunque, a differenza sua che continua a macinare promozioni... Non sta schiodando da lì, un po' perché si è messo a fare mh, il papà, mettiamola così, e un po', ragazzi, perché eh, io non me lo sto filando, ho detto proprio tra noi, ma proprio perché a livello di trama mi serve questa cosa. E lui, cosa accenta questo discorso? Straparli, Deidre! Eh? Non, non, non sei una brava madre quando ti comporti così, non azzardarti a dirmi come devo educare mio figlio, hai capito, Renji? E guardatelo, lui... Va bene, va bene, stai calma Perché in questo momento si sta proprio... Anche perché, ragazzi, lei ha una testa calda Quindi ti sconsiglio di farla arrabbiare, caro mio, eh Ma proprio tanto te lo sconsiglio E quindi sì, adesso la nostra seccata... Basta litigare, va bene, tanto per te viene sempre solo prima il lavoro Anche prima della tua famiglia, sei uguale a tuo padre Lei guarda che io devo tutto a mio padre Perché se ho il tipo di vita che ho adesso Lo devo a lui, capito? Quindi non ti azzardare a dire una cosa del genere, capirai Poi, eh, lei voleva molto molto bene a sua madre, ragazzi Ma guai a chi tocca, Milton Comunque su, ora io devo andare Immaginiamo che ovviamente le abbia dato magari un bacio sulla guancia Perché a me più che altro serve il molto fiduciosa quindi ciao cuore proprio, detto tra noi. E mm, lui scocciato, ragazzi. Anche se è flirtante, perché poi c'è una forte attrazione, una forte chimica tra loro. Chiacchiera con Renji. Sì, come no? Perché lei pensa, dovrò affrontare con lui questo discorso. Cioè, non è che ora, tutte le volte che io devo andare al lavoro, questo può iniziare a farmi. Statistica. E la nostra, ragazzi, arriva qui in palestra, ma è molto, molto triste. Uh, oddio, è svanita Sofia, ragazzi, che è successo? E incontra i suoi fratelli, molto triste perché comunque ecco ci sono stati questi lutti di recente, ragazzi, perché comunque vede che Renjin proprio non vuole capire, non, non riesce a comprendere che in questo momento per lei il lavoro è, è praticamente tutto, mettiamola in questo modo, no? E incontra qua appunto i suoi fratelli, quindi li abbraccerà anche se puzzano da far schifo alcuni ragazzi. Perché io immagino che i nostri si dunino qui. No. Uh, discuti dell'umore triste. Chi ti chiama, tesoro? No, vi prego. Chiamo per farti sapere che Abigail è deceduta. No, ragazzi, per favore, anche Abigail. Ma perché? Me l'avevo detto, io lo sapevo che finiva così Ma ragazzi, ma che sfiga io Non lo so, Orange non che vuole sfiga. proprio capire Oh tesoro, è un discorotto ancora Io l'ho detto, dovrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua vita Lontana da quel tizio, a me non piace Capito? Non è buono neanche a buttare l'immondizia, secondo me oh, oh dai Eppure è stato una, un ragazzo molto dolce fino adesso, no? Non dite così, bisogna portare un po' di pazienza, anche per lui non è stato proprio un momento facile. Eh sì, vabbè ragazzi, quindi c'è chi come Jackson è. diciamo la pensa un po' come Milton, perché comunque a Milton non piace Renji, è più forte di lui, ragazzi, non, non riesce a farselo piacere. C'è invece chi come. Um... Io Sofia la, la immagino molto dolce, eh, invece ehm, già la nostra Giada la immagino invece un po' più razionale, un po' più ehm, realista, ecco, lei magari è un po' più sognatrice, quindi vabbè no, ma è stato tanto dolce, no? Cerchiamo di dare fiducia a quello che sta dicendo lei, invece lei ma che diamo fiducia? Dico oh, così, ragazza, ti prego, mi serve per il lavoro, capite? In questo momento è l'unica cosa che... E niente, nemmeno lei! Ragazzi, non, le, non la vogliono aiutare. Non ha ottenuto il voto nemmeno dalle sue sorelle. Ma stiamo scherzando è il massimo della relazione. Fiamma qui. Fatti un discorso esortativo con Naoki, ok? Va bene, fatti un discorso esortativo. Ed assicurati il voto. Prova con lui perché vi ricordo, ragazzi, che la nostra può, a parte il club sorelle, vota per Dedr a queste, no? Ho sentito parlare molto del club Sorelle no tesoro non puoi entrarci Dai cara mia su Ma non dovevi farlo con Naoki il discorso esortativo Vabbè ragazzi dettagli Vieni qui Magari non provare ad assicurarti il voto subito Immaginiamo magari che um, Lo vedrai e gli dirà Oh Naoki ma vedo che Chiediti della carriera Sei qui pronto a rimetterti in forma Oh tutto bene? Bacino sulla guancia tattico, ragazzi, ovviamente <ride> Vedo già che stai molto, molto meglio, effettivamente Come no? Chiedili della giornata Beh, sai, faccio molto movimento Purtroppo mi hai lasciato come una statua Non ti ho più sentito Beh, sai Ho avuto un periodo molto difficile in famiglia E a difficoltà sto trovando di nuovo il sorriso E lui, oh, mi dispiace tanto Posso capirti, sai ho perso mia madre investita mentre Andava a buttare l'immondizia un mese fa. Madonna mia. Caro, che tristezza. Santo cielo. Complimentati per l'abito perché questa, pur di avere un voto, ragazzi, farebbe qualunque cosa. Uh, e poi, a questo punto, carriera politica, assicurati il voto. Proviamo, ragazzi, eh. Proviamo. Non è detto che funzioni. Oh, uh, Tuga. Ti vedo guarda Inoltre sei hai divestiti veramente di classe Comunque io sai Sto cercando sostenitori per il mio lavoro In questo momento ne ho particolarmente bisogno Sai è l'unica cosa che mi resta Ovviamente lui non sa che Lei ha avuto un figlio e quant'altro Ma niente da fare tesoro Neanche Neanche il tuo Naoki ha sollevato un po' la... La situazione, allora io direi di fare una cosa a questo punto, vai qui tesoro mio, prova le proprio tutte e vota per Deidre, inizia il raduno, proviamo ragazzi. Sì vabbè, non credo che sarebbe la scelta migliore, bla bla bla. Chi sei tu, chi sei, fermi, fermi, chi... Andrea Rizzo, perfetto. Andrea Rizzo, caro mio, vieni qua. La nostra romantico che è? Ah, è vero, non possiamo farlo perché lei è troppo triste, ma infatti ragazzi, secondo me è questa tristezza patologica che la sta praticamente rovinando. Proprio Dai, vieni a fare un complimento deprimente, tesoro, e lei, stai così bene, Andrea? Come sempre, Lulia, ti ringrazio. Sei un po' come una giornata di sole vestito così, e lui dici davvero: ma certo, che della giornata, ovviamente, tesoro. Discuti dei suoi interessi E poi proviamo con lui Io volevo fare qualche, qualche No passione romantica no Qualche interazione romantica Però purtroppo ragazzi questa uh, sta così Quindi voglio dire Prova a flirtare magari dai Giusto un po' E lo fa esclusivamente ragazzi Per cercare di ottenere un voto Ovviamente okay. poi carriera politica Assicurati il voto Cosa stai facendo, Deidre? Non rovinarmi tutto. Ma che lamentati della neve! Io? Ok, certo, Deidre Avrai il mio voto. Oh, perfetto, ragazzi. E la nostra è riuscita ad, ad assicurarsi il terzo voto: più gli estranei, ragazzi, che la famiglia. Ma ci rendiamo conto, io non ho parole. E quindi, ragazzi, la nostra ha deciso di dar retta. Insomma, ascoltare il consiglio di sua sorella. E di mh, avere pazienza, insomma, no? ha messo, diciamo, sotterrato momentaneamente l'ascia di guerra con Renzi e gli ha proposto una cenetta solo loro due fuori per stare un po' di tempo insieme. E quindi mh, lei magari gli chiederà come è andata la sua giornata. Un po' flirtta con lui, sei contento che siamo venuti qui? Insomma, dai, non, non litighiamo. È andata bene la tua giornata? Sì, Dedre, guarda, volevo mandarti un messaggio. Poi sono stato uno sciocco, non l'ho fatto. E, mh, volevo chiederti scusa. Hai ragione. Io non, non dovevo parlarti in quel modo. E lei, l'importante è che adesso ci sia il sorriso sulle nostre sulle labbra di tutti e due. Sì, certo, come no, c'hai un sorriso, tesoro, guarda una cosa veramente. Eh, incredibile, anche perché ragazzi il nostro range mente qualcosa che lei non immagina obiettivamente. Quindi, guarda, ho prenotato un tavolo, ragazzi. Lei, ovviamente, è sfatta. Questo locale io ve l'avevo già mostrato in un appuntamento di Deidre. Ragazzi, ve lo ricorderete probabilmente perché segue um, sempre la challenge. Quindi, non sto qui a mostrarvelo di nuovo perché diciamo che i crediti per questo, per questo lotto li avevo già mostrati all'epoca. E, e quindi sì, la nostra verrà qui. Chiederà un tavolo, un alieno tra noi, eh. tanti alieni tra noi, ragazzi. Non è che sono amici di <ride> Ragazzi miei. Oddio, mi sta venendo il dubbio. Perché vi ricordo che la nostra stava con Orione prima, no? Quindi non è che sono amici di Orione, ragazzi, e la stanno, come dire, un po' tenendo d'occhio, mettiamola in questo modo. Comunque sì, la nostra ha pensato di concedersi questa cenetta romantica, no? Loro insieme e hanno notato questo tavolo. Ecco il tavolo, buon appetito. Quindi siediti però, tesoro, dai, siediti. Siediti e parla con il sim, noi ovviamente, ragazzi, dell'appuntamento a livello oro non ce ne frega niente. Questo è poco ma sicuro perché insomma, no? Abbiamo già fatto quello che dovevamo. Però, um, chiediti un altro sim. Sì, magari lui lei, scusate, dirà: allora, senti, mio padre è torna era tornato a casa. Come, come lo hai visto? Immaginiamo, no? Gli domandi una cosa del genere, ecco perché. Comunque, lei è preoccupata, ragazzi, per, per il padre. Come l'hai visto? Ma no. guarda, sinceramente, non saprei dirti. Non ha preso, è tornato. Si è chiuso nel suo laboratorio. Perché sotto, ragazzi, vi ricordo che Milton ha no? quella stanza, diciamo, tipo laboratorio. Si è chiuso lì e non, non saprei proprio dirti. Sta dicendo, no? Racconta una storia. Coinvolgente perché dobbiamo raccontare una storia E lei Ah capisco Sai sono preoccupata Renji Per mio padre in questo momento Vabbè non ho avuto il piacere di conoscere Mito Vai a quel paese Non voglio essere una palla Chiamare la polizia per tutte le volte che ne parlo Robby ti sono preoccupata addirittura Non vorrei che un pipistrello Avesse risucchiato via tutta la sua felicità Che parli come tua sorella tesoro Va bene siamo felici E lei tesoro Dobbiamo per forza parlare di questo ora che siamo a cena fuori? E lei no, no, è vero, hai ragione. Parliamo d'altro. E quindi, sì, insomma, abbiamo capito. Questi due stanno cercando. È un argomento sicuro di cui non parlerà, ragazzi. Non andrà a sbatterli in faccia, anche se lei vorrebbe, eh. Non è che non uh, si fa scrupoli perché. Lei non è cattiva, ragazzi, ma non è che si faccia scoprire e evitare di parlare di lavoro per paura di ferire Range. E che non le va di litigare ancora. Quindi. Poi ordina per il tavolo, tesoro. Una volta fatta questa cosa, se no non cenate più. E tu sei a pezzi? Sì qua. Insomma, tutta una serie di discorsi. E vi dicevo, Range, in mente qualcosa. Ovvero. Fidanzati ufficialmente con Deidre. Eh, ragazzi, oh, sì. non facciamo discorsi yeah, da lama. Vedi, la vita non è un videogioco, abbiamo avuto molte difficoltà ultimamente. Però, io vorrei cercare, ecco, di andare d'accordo. Sta dicendo lui. Sì, e lei, Mandy, noi prendiamo questo. Sì, ok. Senti, caro, ma tu hai nell'inventario qualcosa? Ecco, lo sapevo, ragazzi. Lo schifo, come sempre. Ma santa pera, io non lo so. Vabbè, butta qua, sta schifezza. Quindi sì, lui sta dicendo, cerchiamo di comunque andare d'accordo, no? Di non discutere, di evitare. Lei no, hai vera ragione, siamo per entrambi persone molto punite, Renji. Io non voglio che ci siano più questi problemi tra noi. Ma sì, anche perché sai, io l'ho visto con i miei genitori. Le continue discussioni poi portano uh, a brutte separazioni, sta dicendo, no? E io non voglio, sai, ora abbiamo un figlio... Sì, vabbè, immaginiamo, ragazzi, che ovviamente non si stia scompisciando perché altrimenti il discorso, caro mio, perde di efficacia. No, certo, lo capisco, sta dicendo. Mm. Sì. Sì, hai ragione. E mi dispiace, non ci ho neanche mandato un messaggio oggi. Ma sai, ho lavorato molto e lei si limita a dire questo e lui... Tranquilla, lo capisco, lui non cerca in questo momento, ragazzi, apparentemente... Sembra non cercare la lite, ma ripeto, perché ha altro in mente Quindi, romantico Complimentati per l'aspetto E lei, io non vorrei che... Però in un certo qual modo lei poi va a finire sull'argomento Cioè, io non vorrei che ci fossero problemi, Renzi Non devi preoccuparti se in questo momento guadagno più di te E lei, sei bellissima, Deidre Lui cerca di, Lui cerca di cambiare argomento Oh, ti ringrazio, lo so, sono una palla, vero? Alla fine parlo sempre di lavoro Mannaggia a me, parliamo d'altro Allora... Eh sì, tesoro, effettivamente avevi detto che non avresti parlato di lavoro e poi vai a finire lì. Perché, ragazzi, lei veramente lo vive un po' come Milton, cioè è al centro dell'universo. Per carità, anche il figlio lei um, adora il piccolo Kiro, però è proprio più forte di lei. Magari gli farà un complimento. Del... Ma anche tu, comunque, eh, stai molto bene. Certo, non vivremo una vita da casa delle bambole, però siamo felici, no? <ride> Giusto? Chissà quanto l'avrei pagato quel, quel vestito. Uh, beh, sì, tornando al discorso di prima, sì, ho sbagliato a non inviarti un, uh, un messaggio, lei, ma sai, anch'io ho sbagliato, però siamo persone di mondo, mettiamoci una pietra sopra e cerchiamo di, no? Continuare ad andare d'accordo, anche se qua, ragazzi, eccola lì, eh, non schifo praticamente, lei esprimerà ammirazione. Ho pensato a questa cenetta, insomma, no? Solo tu ed io. Sei contento? Eh, ma certo che sono contento Anzi, io volevo dirti qualcosa, vedi? Non voglio perdere tempo a giocare a, a baseball o a... a dipingere. E lei: Ma cosa c'entra? Tu non sei un pittore, eh, in effetti no. Oh guarda, ecco, mangiate, per favore. Poi scambia queste impressioni sul cibo. Spero che questo locale ti piaccia. Certo. Ma mi sembri stanca, sta dicendo lui, no? Ti vedo provata. Ora è un po' che viviamo insieme da quando mi hai dato la possibilità di condividere il cassettone e riconosco, sta dicendo lui, quando non sei in forma, magari, no? Eh sì, caro, è stanca, obiettivamente, te lo dico proprio sinceramente, non bevete troppo, discuti della struttura dei sapori. Magari immaginiamo appunto che adesso stiano, stiano parlando un po' del cibo, così. Eh, le spezie hanno un sapore fantastico, uh -huh, non trovi? Anche nelle tue. Anche nel tuo piatto oh, ci sono le spezie. E oh, lui oh, beh, si guarda. È un. Cool. È fantastico! Si guarda, qui si mangia veramente molto molto bene, sta dicendo lei, ok. Ci fa piacere. Però si lamenta della preparazione del piatto, perché ovviamente vi pare che questa non, deve, non debba lamentarsi di qualcosa, ragazzi? Non sarebbe Daydre. Quindi sì, solo sai, magari potevano presentarlo in modo un po' più carino. Non credi? Che c'è? Che hai mangiato? Non promettono niente di buono, ma perché hai mangiato qualcosa che non dovevi, caro? Non sei vegetariano? No, che cazzo è successo? Oh mio dio, ragazzi, vabbè. Comunque i nostri stanno qui, stanno mangiando. Lei è praticamente mh, più di là che di qua. E lui ragazzi ha in mente qualcosa, come vi dicevo dall'inizio, ovvero questo, proponi le nozze. Ma guarda, basta per ora mangiare, io c'è una cosa di cui volevo parlarti. E lei, ma dimmi... Vedi... Lo so che tra noi ultimamente non ci sono state solo giornate di sole, sta dicendo. Eh, cosa vuoi dire? E lui, beh... Lei ovviamente pensa al figlio ragazzi perché ci mancherebbe. Però, Deidre, io devo chiederti qualcosa. E lei, dimmi. Rengi, mi preoccupi, che succede? E lui, Deidre, vuoi sposarmi? E lei, eh? Guardatela. Cosa? Rimane veramente sconvolta. E lui, secondo me, ragazzi, le dirà, guarda, Deidre, io lo so, tutto è nato con un accordo. Tra noi, però, abbiamo sofferto così tanto. Entrambi è venuto a mancare mio padre. Sono già sbronzi. Guardate i sì, rossi sulla faccia. Sono, siete, siete brilli, vero, ragazzi? Siete brilli? Eccolo là, ubriaco. Ti prego dimmi che non sei ubriaca anche tu tesoro, perché... No, lei no, quindi ecco, lei è andata bene, però lui forse è anche un po' l'alcol, ragazzi a sto punto, si è fatto coraggio. E, e lui le sta dicendo, lo so che era... tra noi era nato tutto no, come un... Come una... con un accordo, però abbiamo un figlio. E in questo periodo abbiamo vissuto tanti episodi negativi, eh, dolorosi. Io ti prego, ti prego Deidre, da quando è morto mio padre ho capito che voglio la felicità. E con te mi sento felice. Vuoi sposarmi? E lei, ragazzi, accetta, accetta! Ma accetta, ovviamente controllando, ragazzi, il valore del brilloccone qua, accetta perché. Sì! Lei è molto triste in questo momento. Ha perso così tanto in questi giorni. E forse Rengi ha ragione, no? Forse bisogna apprezzare quello che uno ha, ragazzi, e non. Non deve fare lo sbaglio che ha fatto all'epoca suo padre, che ha aspettato, aspettato, aspettato e poi ha perso la donna della sua vita, ragazzi, troppo presto. No! Non hanno potuto godere tutti gli anni insieme, che avrebbero potuto, ecco, no? Trascorrere felici se solo non avessero rimandato tanto e quindi in questo momento ragazzi sì, lei pensa questo, ok? Perché no? Dopotutto abbiamo anche un figlio. È un periodo così brutto, così triste, almeno una cosa bella ci sarà. E quindi ragazzi, con la proposta di matrimonio che la nostra ha accettato io Direi che noi ci possiamo fermare qua per questo episodio. I nostri si sono fidanzati ufficialmente e ora ragazzi dovranno dirlo a papà Milton. Eh già, Milton dovrà saperlo che sua figlia è prossima alle nozze, ragazzi. Eh. Stringila ovviamente, caro mio. E poi per favore finite di mangiare questo e anche tu, cara. Poi dopo vai in bagno, ma prima finisci di mangiare questo. Quello che io vi domando è: ma secondo voi Deidre ha fatto bene a accettare in questo momento la proposta di matrimonio, ragazzi? Cioè, era sufficientemente lucida, concedetemi il termine per capire cosa comporta l'impegno che le ha proposto, no? Renji Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nei commenti, perché mi fa sempre tanto piacere leggere i vostri commenti. Quindi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo ragazzi che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate, iscrivetevi ragazzi perché ne vale veramente la pena. Sono bravi, simpatici. Attivate la campanellina perché solo in questo modo vi arriva la notifica quando qualcuno di loro pubblica un uh, video nel proprio canale, qualcuno di noi proprio in generale. E fatemi sapere veramente cosa ne pensate, ragazzi, perché sono curiosissima. Quindi, io vi auguro, ragazzi, un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Fatemi veramente sapere cosa ne pensate, perché sono sempre curiosissima di leggere comunque uh, le vostre idee sulla storia, su come su cosa, cosa accadrà, come si evolverà la situazione, ragazzi, sono veramente veramente curiosa. Io vi abbraccio forte sul Soul Simmers. E non